Sono tanti i furbetti della differenziata che abbandonano rifiuti di qualsiasi genere dove capita. Chi in un fosso, chi fuori dal bidone, oppure in mezzo ai campi, in bella vista. Purtroppo, quello di scaricare rifiuti è diventata un'abitudine che ancora in tanti non riescono a rispettare, nonostante la città di Fano possa vantare uno dei grandi centri di raccolta differenziata ed anche a domicilio. È quello che infatti offre la municipalizzata fanese ASET. Ma per sottolineare questo gesto incivile, quest'anno ASET ha ben pensato di collaborare con il Carnevale di Fano, visto il tema dell'edizione 2020 dedicato all'ambiente. Grazie alla mano artistica di Luca Vasilic, giovane fanese dell'associazione Carnival Factory, il carrista ha voluto trasmettere un messaggio ben chiaro a tutte quelle persone che ancora oggi abbandonano rifiuti ovunque. Allora, il titolo del carro è Capitan ASET. Capitan ASET, personaggio inventato dall'azienda ASET S.p.A., municipalizzata del territorio, che si occupa dell'ecologia e della pulizia dell'ambiente, dandogli un tono, ecco, tutto fanese, caricaturandolo di quello che è il significato di cui vuole essere la costruzione, cioè la sensibilizzazione alla differenziata e all'educazione civica fondamentalmente. E invece cosa puoi dirci sul carro? Allora, Capitan ASET è un supereroe che arriverà ben presto a Fano e porterà via tutti i ciaciuloni dal percorso. Vuole essere un simbolo di quello che è la lotta contro, ecco, la sporcizia e il disordine cittadino. Il carro si sviluppa in due momenti, quindi c'è questo soggetto che è Capitan ASET, che vola sull'isola ecologica che è la differenziata, è composta dalla plastica, gli imballaggi metallici, carta, cartone, vetro e via dicendo. Tutto in chiave fanese, chiaramente. Infatti questo Capitan ASET avrà un po' un aspetto, ecco, anche un po' sbruffoncello, che ci sta nel, è un po' anche insito nell'animo fanese. Dietro, da sfondo, due monumenti simbolo della città, che sono il campanile della piazza e San Petroniano, che è il nostro patrono. Nel retro ci saranno altre cose che poi non staremo a svelare, perché sennò, insomma, non ci sarebbe più la sorpresa. E niente, altre piccole cose, altri piccoli particolari, dettagli, sorprese che, ecco, scoprirete solo il 9, quando finalmente riusciremo, finiti in tempo, pronti per le sfilate.